Remontada doveva essere, remontada è stata. Il Gragnano a distanza di un anno batte ancora il Reggio e conserva la 2 in una partita che sembra la fotografia esatta della stagione gialloblu. Tanta grinta, un cuore così e la dea bendata che, anche stavolta, stava voltando la faccia agli uomini di Pierrotti. La tendostruttura di Via Veneto è una bolgia, il Gragnano parte subito forte. Al secondo minuto ci prova Via Piana dall'out di sinistra, ma lo gatto devia. Al quarto la fiumana di gioco del Gragnano trova lo sbocco decisivo. Machado indovina un sinistro che miscela potenza e precisione. Il vantaggio è servito, ma non basta. Il numero 10 gialloblu si carica la squadra sulle spalle. 30 secondi dopo solo un miracolo di Logatto gli impedisce il raddoppio. Il numero 12 calabrese è decisamente il migliore dei suoi. Al sesto ci prova addirittura lui dalla propria area, ma Amoruso recupera la posizione con un colpo di reni e mette in angolo. Tra il settimo e l'ottavo Machado non sa a che santo votarsi. Prima la sua puntatona fa ballare il palo, poi il suo calcio muore di nuovo sul montante. Una sfortuna incredibile. Al dodicesimo ancora Machado spreca da due passi, poi Logatto, sempre lui, fa il fenomeno su Durante, in due circostanze prima del duplice fischio che pone fine alla prima frazione. Nella ripresa il canovaccio è lo stesso, Logatto tiene fede al suo cognome e vola ancora sul tiro di Via Piana. Al quarto Faoro prova a vestire di nuovo i panni del principe delle favole, dribbling secco, colpo sotto, ma Logatto è un muro invalicabile. Al quinto il taglio di Via Piana, Logatto arriva anche lì. Al tredicesimo primo errore della difesa locale, Jenner trova il palo, Amoruso tira un sospiro di sollievo. Scampato il pericolo, al quindicesimo Machado imbraccia il fucile, il suo fendente è preciso come un colpo di pistola in un film western. Boom! E 2-0. Ma non basta ancora. Il Gragnano deve farne un altro. Amoruso devia un velenoso tiro di rotta sul palo e nel finale di tempo il match point ce l'hanno prima Serraglio che allarga troppo il compasso, poi Faoro che alza da due passi il tap-in del possibile 3-0. Si va ai supplementari. Col 2-0 passerebbe il Gragnano. Il tecnico Regino Molluso allora rischia tutto con Jenner che veste la pettorina di portiere di movimento. Il Gragnano può sfruttare i 5 falli a favore. Al secondo minuto il sesto fallo sembra netto, ma gli arbitri fanno proseguire. Al terzo però accade quello che tutto il palazzetto si augura. L'uomo della provvidenza è brasiliano, ha sul volto la gioia dei suoi 20 anni e tifa Corinthians. Rafinha ruba palla e trova il gol della salvezza. Il suo urlo e la sua corsa verso la tribuna fotografano l'istante esatto in cui il Gragnano pareggia i conti con la sfortuna. I gialloblu sono ad un passo dalla 2. A blindare la porta dagli ultimi rabbiosi assalti del Reggio ci pensa un super Amoruso che a cavallo dei due tempi supplementari sfodera un paio di parate d'alta scuola. Splendida quella su Rosa che toglie il pallone dal set. Il gol della tranquillità lo sigla ancora Rafinha, l'apoteosi e opera di Faoro che vince un rimpallo e chiude idealmente il cerchio. Un anno fa fu lui a regalare la salvezza al Gragnano, dopo 12 mesi è ancora lui a chiudere il sipario sulla seconda stagione in A2 del sodalizio gialloblu. Nel finale però la festa viene rovinata da un brutto episodio. Vola qualche parola di troppo tra la panchina calabrese e una parte del pubblico locale, si accende un parapiglio, tutto torna alla normalità grazie all'intervento del tecnico e dei calcettisti gragnanesi che si adoperano per riportare la calma.